Ci arriviamo a 5.000 like per sto video. Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Signori, altro giorno, altra reaction, ovviamente a Diario Segreto. Vi dico la verità, mi sono ripreso bene anch'io a fare queste reaction. Scusate le condizioni, ragazzi, ma in questi giorni sto registrando di notte, quando torno dalla palestra, distrutto, perché non c'ho mai tempo, quindi niente, accontentatevi della mia versione più marcia, ma prometto che nei prossimi giorni cercherò di essere un attimino più decente. Detto ciò, oggi reagiamo a La mia migliore amica mi ha rubato il ragazzo. Sempre peggio, sempre peggio. 2 settimane fa è uscito. Vediamo che succede. È una ragazza, però vabbè, io come sempre, ragazzi, traduco i titoli in base a quello che vedo io. Ciao, io sono Kathleen. Io e la Ciao, mia amica Abby Kathleen. siamo nate in due famiglie benestanti. Ok, quindi belle ricche sfondate. Siamo entrambe sull'oceano e passavamo parecchio tempo in spiaggia. Si vede. Mi piaceva andare al mare perché ero Ok. ossessionata dal windsurf, mentre Abby piaceva flirtare con i bei ragazzi che frequentavano la scuola. Ok, quindi due ragazze diciamo diverse, una piace lo sport, all'altra i ragazzi. Ci sta, sono passioni diverse, ma pur sempre passioni. Viaggia? La mia amica si innamorava continuamente. Ecco, Era questo è un po' un problema, una ragazza romantica e i suoi drammi amorosi erano. No, non era una ragazza romantica, era una calamita per casi umani, però se vogliamo dire ragazza romantica va bene Quello più uguale. interessante di una serie TV. Abby credeva che ognuno dei ragazzi che frequentava era l'amore della sua vita, finché non Ok. si lasciavano. Eh beh, ma in realtà penso che sia un po' per tutti così, però Il giorno in cui è iniziata la storia che sto per raccontarvi, mi stava parlando dell'ennesimo Mister Perfezioni che aveva appena vabbè. incontrato. La Ok. freccia di Cupido ha fatto centro nel mio cuore Sì, e sopra sicuro. c'è il nome di Derek. Derek, classico nome da americano che ti lascerà dopo 2 giorni per un'altra. Ecco, È ricco sfondato ed è dannatamente appunto. bello. Una settimana fa hai detto la stessa cosa di Tom. Oh, dimenticati di Tom. Ah, una se cioè lei cambia ragazzo ogni settimana. Complimenti, signora. Il mio cuore appartiene a Derek, ora e per sempre. Certo. Chissà se tra una settimana sarà uguale convinta. No, la conoscevo fin troppo bene ed ero sicura che nel giro di qualche giorno si sarebbe innamorata di un nuovo ragazzo. Si capisce, 2 miglia lontano. Solo che questa volta non sono stata una semplice spettatrice. E che hai fatto? Ti ci sei fidanzata tu con lei? Ma prima di sentire la mia storia, iscrivetevi al canale di Ma secondo te non l'abbiamo già fatto? Dai, smettila. Costosi da casa mia. E ho video. Un giorno ho visto dei signori portare via alcuni mobili costosi da casa mia. Az! E ho deciso di chiamare la polizia. Ma c'è tua madre! Kathleen, aspetta. Non sono ladri, sono operai. Stiamo traslocando o sono troppo poveri? Ho venduto parte delle nostre cose perché la mia azienda è sull'orlo della bancarotta. Boia. E dobbiamo stringere la cinghia. Sembra il cane con il collare pieno di diamanti, boh. Purtroppo non potrò più pagarti le lezioni di windsurf. E le collane, sì? Vendile, scusa. Mamma, non c'è niente che amo di più. Ti prego, non costringermi a smettere. Potremmo vendere il collare di Prince, no? Eh sì. Costa una fortuna. Non se ne parla. Ti prometto che troverò una soluzione. Cioè, quindi praticamente preferisci vendere i mobili che ci vivi in casa piuttosto che il collare del cane. A volte il sogno di diventare ricco ci penso e dico, ma sai che forse è meglio di no? Chi ha il cucciolino dolce della mamma? Ecco, appunto. Chi è la gioia della mamma? Cioè, se devo diventare così, anche no, ragazzi, cioè, Nel tutto è nostro bene. salotto non c'era più il divano. Così mi sono lasciata cadere a terra e ho fatto per chiamare Abby. Ma la Che mia comunque. amica mi ha battuta sul tempo. Cat, siediti! Devo darti una notizia importante! Nuovo ragazzo, fammi indovinare. Beh, sono già sul pavimento. Cos'è successo? Hai incontrato l'amore della mia vita. Ma mica era Derek. Oscar è ricco sfondato e. Oscar, E ok. dannatamente bello, l'ho già sentita Sì, questa. E infatti. Derek? Ah, certo, Derek. Devo capire come lasciarlo senza farne un dramma. Ah, quindi praticamente ha conosciuto un altro ragazzo di cui si è innamorata, ma sta ancora con Derek. Cioè, per è più grave di quanto pensassi la Aspetta, storia. ma tu perché sei sul pavimento? Perché non c'ha più le Le ho sedie. parlato della situazione economica della mia famiglia. Ma invece di consolarmi, la mia amica mi ha proposto un piano geniale. Cioè? Aiutami a lasciare Derek e vi darò una mano io. A chi Ok. altro servono le amiche? Saltiamo la parte in cui ho esitato e andiamo direttamente al momento in cui ho accettato la proposta. Ma come hai esitato? Ma devi aiutare una tua amica, chi se ne frega? Se devi salvare la tua famiglia, Grazie, fallo. sei la migliore. In che situazione mi sono ficcata? Beh, certo, effettivamente se non consideriamo la gravità della cosa, magari. Quando Derek e Abby sono andati al bar, li ho raggiunti per rovinargli l'appuntamento.
Ah. Quando sono entrata ho fatto una scenata. Ah, tipo ha fatto finta come al solito, la classica cosa che si vede nei film, che lei è la ragazza di Derek, lei dice cosa? Derek, hai due fette di salami sugli occhi. Eh? Come puoi preferire questo spaventapasseri a me? Ma? Io ti amo. Chi sei? Quando ho visto il viso di Derek, sono rimasta senza parole. Cioè? Era bellissimo. Ah. Ho continuato a recitare la mia parte senza scollargli gli occhi di rosso. Ok. Ti sei dimenticato di me. Zio Pera. Con la tua ragazza. Quello era il momento di Abby. Cosa? Non perdono i traditori. Vabbè, sembra lei che si è innamorata di un altro tipo. Che schifezza di persona, però. Cancella il mio numero e dimenticati di me. Dopodiché la mia amica è uscita di corsa dal bar. Chissà dove è andata. Ero sicura che sarebbe andata dritta da Oscar o come si chiamava. Non riuscivo esatto. a ricordarmi tutti i suoi... Però ora lei è rimasta da sola con Derek. Cosa farà Derek? Gli spara in testa oppure si innamora anche lui? Vediamo. I fidanzati? Derek ha fissato Abby distrutta. E ho capito. Sono corsa in strada prima che potesse chiedermi una spiegazione. Complimenti. Mi vergognavo per aver aiutato la mia amica Somma. A spezzare il cuore di quel bel ragazzo. Così, quando Abby mi ha mandato... $200? Cioè, hai letteralmente spezzato il cuore di una persona per $200. Non sono manco 200 euro. Ma io pensavo, dico, essendo milionari, ti dà qualche, 300-400 mila euro. Ma come più 200 euro? Il denaro che mi aveva promesso. L'ho rifiutato e gliel'ho restituito subito. Greve! In quell'esatto momento la mamma è entrata nella mia stanza. Ha detto che aveva trovato una soluzione e che non avrei dovuto... Ma dietro il poster di Genshin Impact? Abbandonare il windsurf. Godo, comunque. I miei amici ricchi stanno cercando qualcuno che insegni al figlio a nuotare. Mi sono già occupata di tutto. Finalmente potrai sfruttare il tuo hobby per guadagnare qualcosa. Ok. L'acqua era il mio elemento ed ero sicuro. League of Legends, boh, ma vabbè. Non sembra proprio la stanza di una ragazza che ama il windsurf, comunque. Che ci sarei riuscita. Così ho ringraziato la mamma per il suo aiuto e un'ora dopo sono andata alla villa dei miei nuovi datori di lavoro. Quindi praticamente cosa farà? Istruirà il figlio a windsurf? Credevo che avrei dovuto dare lezioni di nuoto a un bambino. Così mi è venuta... Puoi vedere che le deve dare a Derek? Mo vedi. Ha la pelle d'oca quando ho sentito una voce maschile dietro di me. Lo sapevo. Tu sei la mia ragazza, giusto? Derek, mi hanno assunta per insegnarti a nuotare. Eccoci. Volevo sparire nel nulla, ma ho cercato di salvarmi la faccia. In che modo, sentiamo? Ascolta, quella scenata al bar l'ho fatto perché me l'ha chiesto la mia amica. Ovviamente non penso di essere la tua ragazza. No, ma perché non è così? Cioè, non è che dici... Non è quello che hai detto ieri. Visto che sono il tuo ragazzo, mi devi un bacio. Un bacio appassionato. Sto morendo. Madonna, che forza ha un gorilla. Aiuto! Derek ha iniziato. Eccoci qua, l'ha ucciso. Sto ad annaspare disperato. Mi sono tuffata. Ma lui si è messo a schizzarmi e a ridere. Perché palesemente sa nuotare. Sai nuotare? Certo. Sorpresa. Allora perché i tuoi mi hanno... In realtà non è sorpresa. C'hai 20 anni. Se non sai nuotare, non dico che è grave, perché c'è gente. Però assunta. Volevano cercarmi una fidanzata. Così. Ah, ho capito. Questo è il modo che i tuoi genitori utilizzano per trovarti una fidanzata. Assumendo persone per lavoro. Ho capito. Ti hanno chiesto a tua madre di mandarti qui. I nostri genitori stanno cercando di farci mettere insieme. Chissà per quale motivo. Sarà mai forse un matrimonio combinato per far sì che lei salvi la famiglia mettendosi con lui? Secondo me no. Esatto. Sei libera stasera? No! Devo dare una lezione a mia mamma. Eccoci perché qua. Perché stai cercando di farmi mettere con Derek? Per i soldi. Soro, non è ovvio. La sua famiglia è ricca sfondata e noi abbiamo bisogno di trovare un modo per migliorare la nostra situazione. Comunque ci vuole un coraggio per fare una roba del genere. Cioè, ma cos'è tuo figlio? Un oggetto? Boh. Economica? Non provare a usarmi. Sono andata appunto. In spiaggia per calmarmi. Lì mi sentivo Poverina. Sempre in pace. Purtroppo, visto che non avevo i soldi per fare windsurf. Vabbè, lei ha guardati. Ho osservato da lontano i ragazzi più fortunati di me. E ora vedi che c'è un tipo Ehi, di cui amico, si innamora. La tua tavola mi blocca la visuale. Puoi spostarti. Oh, è Derek, no. Chi è questo? Piace davvero guardare quegli snob. Il windsurf è per gli arroganti. E i veri re delle onde sono i surfisti come me. Vuoi che ti insegni? Non sono dell'umore. Vai via, per favore. Non me ne vado. Comunque uno più stupido dell'altro. Finché non riesco a farti sorridere. Sei sordo? Ti ha chiesto di andare via. Hai capito, Derek? Un bodyguard. Ed ecco qui il fidanzato geloso. Ok, me ne vado, me ne vado. Come hai fatto a trovarmi? È un passo schizzato e t'ha seguita. Tua mamma mi ha detto che vieni. Madonna, la mamma, che palle. Spesso qui. Grazie per esserti liberato di quel surfista insistente. Ma non sono dell'umore per parlare. Ehi Kathleen, aspetta. Cosa? Stai calmo. Prima...
ma non allora... sono dell'umore per parlare. Kathleen, aspetta. È pazzo. Cosa? Prima volevo dirti una cosa importante, ma sentiamola. Al bar mi hai fatto un favore. Sapevo che Abby stava uscendo con un altro ragazzo. Ah. E volevo lasciarla. Mi hai semplificato le cose. Ottimo. Quindi in realtà ha fatto un viaggio e due servizi. Posso dire allora che stupida che hai rifiutato i soldi? Volevo ringraziarti. Mi dispiace se la mia amica ti ha spezzato il cuore. Già. Si innamora e si disinnamora molto in fretta. Quando si chiude una porta si apre un portone, giusto? Vero, vero. Vuoi venire a fare windsurf con me e ricominciare da capo? Grazie, ma non ho i soldi con me. Pago io. Eccoci qua. Abbiamo passato molto tempo insieme e dopo qualche giorno Derek mi ha chiesto di essere la sua ragazza. Ok, bene. Prima di dire sì, quindi si sono innamorati davvero. Questo Abby, se per lei non fosse un problema. Dopotutto Derek era un suo... Cosa vuoi che gliene freghi a quella? Ma per fortuna la mia amica andava bene. Figurati. Ma certo, Kat, sarete una coppia carinissima. Ecco come io e Derek ci siamo messi insieme. Ottimo. Era un fidanzato romantico e... Perché era? Attento. Mi sentivo la protagonista di un film. Un giorno eravamo al ristorante e stavamo dividendo un piatto di spaghetti. Perché censurano un bacio tra cartoni animati? C'è la cosa più innocente che può succedere, penso, su YouTube. All'improvviso ho avuto la sensazione che qualcuno ci stesse guardando. Eccoci qua. Così mi sono... Cioè, quella proprio ne cambia uno al giorno, è incredibile. L'ho girata e ho visto Abby. Stava cenando con un ragazzo, ma con... Sì, che lei guarda a voi e quello sta parlando al vuoto. Ci muove a fissarci. Poi è venuto da noi e si è seduto al nostro tavolo. Non ci tavolo. Credo, sì. Ciao! Oh, che carini, state benissimo insieme. Abby, stiamo mangiando. In realtà la pasta è tipo sanissima, super piena ancora. Fammi un favore, vai via. Cacciarmi, Kat. Ho bisogno di un'amica ora. Perché? Ho rotto con Oscar. Cosa? Quando? Proprio adesso? Ma quello non sapeva niente, poverino. Stava parlando fino a un secondo fa. Oscar, è finita. Scappa così lui. Liberarsi di Abby era più difficile che liberarsi di una macchia di caffè su una maglietta. Sono d'accordo. Bianca. Manco lo smacchia, manco la candeggina con ha questa. Ha passato la serata con noi a fare la candela. Non stava zitta un secondo. Continuava a parlare di sé e a fare gli occhioni dolci a Derek. Infatti lo vedo il sorrisino anche da lui, Wow, guarda che muscoli. Come mai non me ne sono mai accorta? Forse perché ne cambi una settimana? Scusate, ragazze. Torno subito. Che problemi hai? Sei stata tu a lasciare Derek, ma ora sei appiccicata a lui come una cozza. Non avevo capito che fossi così fantastico. Eccoci qua. E ora lo rivoglio indietro. Posso dire? Se Derek accetta, lo odio. Sapevo che Abby era una strega, ma rubare il ragazzo alla sua migliore amica mi sembrava troppo persino per lei. E invece? Quando Derek è tornato, Abby ha detto che si era dimenticata la borsa a casa e gli ha chiesto con aria innocente se poteva offrirle la cena. Ok. Certo. No, non devi farlo. Lascia che paghi per sé. L'ho preso per mano e l'ho trascinato fuori dal ristorante. Stavo tremando per la rabbia quando Derek mi ha accarezzato il... Come fa a accarezzare il viso così? Ma sembra un pazzo. Viso con dolcezza. Ha paura, ti ma prego, che... non essere gelosa. Tu sei tutto il mio mondo. Le sue parole mi hanno fatto sciogliere come ne... Qualcosa mi dice che non è così, yes, vediamo, eh. Non sono riuscita a trattenere un sorriso. Tesoro, non sorridere così. Non vuoi farti venire le rughe su quel bel faccino, vero? Madonna, allora piangi, ma cosa vuol dire? Ok, quella era solo l'inizio dell'ossessione di Abby. Ecco. Ovunque io e Derek andassimo, lei ci seguiva e cercava di farsi notare. Un giorno ha persino finto di annegare per farsi salvare da lui e per ottenere la respirazione bocca a bocca. Madonna, ma una pazza schizzata veramente. Non provare a toccarla. Alla fine ha superato il limite. Cioè? Quel giorno io e Derek stavamo prendendo il sole in spiaggia. Mi sono addormentata e quando ho aperto gli occhi non vedevo niente, non potevo nemmeno muovermi. A quanto pare... Che vuol dire? T'hanno avvelenata? E qualcuno mi aveva sepolta nella sabbia fino al collo. Ah. E mi aveva messo un secchio in testa. Greve. Aiutatemi. Finalmente posso respirare. Dio mio. Viso carino. Dov'è il resto del tuo corpo? Sta nuotando nell'oceano? Mi stai prendendo... Ma che battuta è, sei in mezzo alla sabbia, vabbè. In giro. Volevo solo farti sorridere. Poi ho visto Abby flirtare con Derek sul molo. Non ci credo. E ho capito che era stata lei a seppellirmi dopo che mi ero addormentata. Sì, vabbè, non è che ci volesse tanto, per fortuna quel surfista chiacchierone di Arnie stava passando di lì e mi ha aiutato a liberarmi. Meno male. Non mi merito un abbraccio. Prima devo... Madonna, questo è peggio di lei. Distruggere qualcuno. Oh, Kathleen, eccoti. Sono andato a prendere qualcosa da bere, ma... Quando sono tornato eri sparita. Non lo so. Abby mi stava aiutando a cercarti. Siamo un'ottima squadra. Sono meglio io di te. Ok. Non mi osava. Alla fine ho perso la pazienza e me la sono presa con lei. Ma la butta a mare e la affoga. Vedi che casino che succede. Ma sono scivolata e Greve. Sono caduta. Poi ho sentito un tonfo e tutto si è fatto buio. Che significa? Quando è svenuta? Quando ho aperto gli occhi ho capito che ero in ospedale.
Accanto a me c'era una sagoma sfocata. Credevo fosse Derek, ma poi mi sono sfregata gli... Cioè, quindi mi stai dicendo che il suo fidanzato l'ha abbandonata? Gli occhi ho visto Arnie. Tu? Mamma mia. La bella addormentata si è svegliata finalmente. Cos'è successo? Hai sbattuto la testa e sei rimasta in coma per 2 anni. Oh, cosa? Cos'è successo? Hai sbattuto la testa e sei rimasta... Cioè, in coma per 2 anni e la sua reazione è: oh, guarda chi si vede. Ma è rimasta lei o lui in coma? In coma per 2 anni. In coma per 2 anni. Mi dispiace. Sono quasi svenuta per lo shock. What the f... Ma Arnie è scoppiato a ridere all'improvviso. Sto scherzando. Madonna, zio, che paura. Dopo la caduta sei svenuta per un paio d'ore. Ti ho portato io in ospedale. Idiota. Ah, ecco perché ha avuto questa reazione. Ma non si fanno certi scherzi. Scusa, non sono riuscito a resistere. Volevo solo rallegrarti. Ci abbiamo creduto, bravo. Perché mi hai portata tu in ospedale? Dov'è il mio ragazzo? Mi sa che non lo è più. Quell'idiota di Derek, l'ho cacciato. Meriti di meglio di uno che non riesce a scegliere tra te e quella gallina di Abby. Cosa? Chi ti ha dato il diritto di intrometterti nella mia relazione? Effettivamente. Tu sei solamente il clown della spiaggia. Vabbè, non esageriamo. Il clown della spiaggia che vuole solo vederti sorridere. Vattene. Per quel clown della spiaggia che vuole solo vederti sorridere. Pensavo gli avesse fatto il dito medio, dico. Quando mi hanno dimessa sono andata a casa sua. Era così freddo che mi sono venuto il telefono. Sai che ha detto? Per qualche strano motivo Derek non rispondeva al telefono. Sì. Quando mi hanno dimessa sono andata a casa sua. Era così freddo che mi sono venuti i brividi. Greve. C'è qualcosa che non va. Tutto mi sa. Dillo al tuo ragazzo. Quel poveraccio ti ha portato in ospedale e non mi ha permesso di stare con te. Cosa? Lui non è il mio ragazzo, è uno qualunque. Perché ti interessa più di me? Ero ferita e lo sapevi. Sapete che secondo me dietro al surfista stupido c'è la tizia che lo sta pagando per... Cioè, chi è? Che cosa ci fa lei? Derek ha sospirato e ha detto che dovevamo parlare. Eccoci qua, la classica frase. È andato a prendere una limonata. Mentre aspettavamo che tornasse io e Abby abbiamo continuato a lanciarci delle occhiatacce. Queste ammazzate fanno. Lascialo stare, ora è mio. I tuoi sentimenti per lui sono falsi come le tue unghie. Ti farò vedere di che cosa sono capace con questo. Questa è lotta tra cica male, lotta tra Betty, Anna Pepe contro... Queste unghie finte. Ragazze, ferme. Vabbè, i popcorn li hai presi, bravo. Mangiali. Cosa? Vuoi vederci mentre litighiamo per te? Sì. È più interessante di una normale relazione. Eccoci qua. Inoltre ce n'è per tutte e due. Perché non uscite entrambe con me? Cosa? Oh, tesoro, l'unica cosa che voglio è non vederti mai più. Godo di brutto. Tu vi militate a vicenda. Me ne vado. Aspetta. In realtà anche Abby dovrebbe capire che non... Se mi lasci smetterò di pagarti le lezioni di Winsor. Chi se ne frega, muori. Sopravviverò. Dopo un paio d'ore mi è passata la rabbia e mi sono sentita solo molto triste. Devo scavarmi la fossa e sparire nel nulla. Però sei andata a mare al solito tuo. Poi ho visto Arnie e l'ho salutato con la mano con aria colpevole. Ma lui si è girato dall'altra parte con la fronte a... Direi sì. Esatto. Quello ci ha provato 2000 volte. Ma chissà come mai. Lo avevo ferito molto. Mi dispiace. Stavi solo cercando di farmi sorridere. Sono stata arrogante. Già. Inoltre avevi ragione. Derek è solo un idiota narcisista. È un maledetto schifoso in realtà, aggiungerei. Stavo per andarmene, ma Arnie mi ha fermata. Se vuoi imparare a surfare, la mia offerta è ancora valida. Zio Pera. E non me ne sono pentita a stare... Cioè, questa va con sti orecchini a mare. Con Arnie era facile e divertente. E ho perso la cognizione del tempo. Ok. Grazie a lui. Donna, che cos'è? Mi sono innamorata del surf. La situazione stava migliorando. Oh cavolo. Ma poi ho rivisto Derek. Com'è l'acqua? Entra e scoprilo da solo, patetico idiota. Non ci credo. No, grazie. Guardalo lui mega ricco con la moto d'acqua. A differenza tua posso permettermi una moto d'acqua? Hai già cambiato idea, Kathleen? Sono il tuo biglietto di andata verso una vita di lusso. Cosa potrà mai darti lui? Sai, Derek, Arnie ha qualcosa che tu non hai. Cioè? Che cosa? Oh. Una testa pulita. No, non ci credo, gli hanno cagato in testa i gabbiani. Che bello. Gli hanno cagato in testa i gabbiani. È stato incredibile. Quando siamo tornati... Vabbè, ma perché vi siete dati il 5? Mica siete stati voi. Vabbè. È stato incredibile. Non ha senso questa roba, se posso dire. Quando siamo tornati a riva, Arnie sembrava imbarazzato. Vorrei offrirti un gelato, ma... Ma non c'hai i soldi. Non ho il portafoglio con me. Sapevo che in realtà non poteva permetterselo. Ci sta, poverino. Non mi interessava. Va tutto bene. Mi sono divertita comunque. Greve. La sera seguente la mamma ha organizzato una cena a casa.
Aia. E ha invitato tutti i suoi amici ricchi. Anche i genitori, anche ovviamente. Sono venuti anche Derek e i loro genitori. C'erano tutti gli snob della città. Mamma, non voglio stare qui. Posso andare nella mia stanza? No. No, ho organizzato tutto questo per te. Cosa? Cosa? Voglio sistemarti con uno dei ragazzi. Mi aiuterebbe con gli affari. La mamma è da galera, comunque. Ancora? Se... La mamma è da arrestare subito, proprio l'FBI. Seriamente? Non ho più intenzione di uscire con Derek. Sto parlando del figlio del sindaco, non chi di è? Derek. Anche se fosse il figlio del... Figlio del sindaco, guarda che è selfista, te lo sto per dire, eh. Il presidente di... Mi sa che veramente non ci aveva il portafogli. Stati Uniti, non ho intenzione di uscire con un altro ricco idiota solo per i soldi. C'è proprio dietro di te. Ottimo, zio Pera. Allora glielo ripeterò guardandolo. Oh? Arnie? Wow, stai benissimo. Greve. Aspetta, sei tu il figlio del sindaco? Proprio lui. Sì, non mi piace dirlo in giro. Infatti. Perché giustamente c'ha paura che la gente lo sfrutta. Le persone se ne sono approfittate e mi hanno usato. Certo. Almeno sono sicuro che non mi frequenti per i soldi di mio padre. Sì, ma come fai? Cioè, come fai? Come si fa a non sapere che è il figlio del sindaco? Vabbè, in una città grande, in realtà. Ci stiamo frequentando? Eh sì. Sapevo che stavo dimenticando qualcosa. Kathleen, vuoi essere la mia ragazza? Se vuoi bravo. Dire se basta che sorridi. Madonna, un pepe. Sei c'è bellissimo. Cioè così il ballo una del... una piroetta sulla pista da ballo. Mentre Abby e Derek ci guardavano pieni di invidia. Godo. È il figlio del sindaco. Voglio che Arnie sia mio. Cosa? E tu ti attacchi, stupido. Ma che cavolo. Godo, guarda il cane che gli strappa il vestito. Godo, avete fatto bene a non vendere il suo collare. Vedi che alla fine vi ha ricompensati. Greve, ci teneva così tanto al drip il cane che gli ha fatto il favore. Bravissimo, Prince. Ragazzi, questa storia mi ha completamente stunnato, però devo dire tanta roba. Si stanno migliorando quelli di Diario Segreto. Che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Alla prossima, raga. In coma per 2 anni, ma poi... Ciao, Volpi, come state? Spero bene. Questo è il secondo video che registro oggi. Sto già soffrendo, ma questo video sarà forse abbastanza pesante, abbastanza particolare, non lo so. Sta di fatto che il titolo è Ero in coma, ma potevo sentire tutto e scoprì chi mi fece questo. Ovviamente, ragazzi, video della mia storia straordinaria di 2 anni fa. Noi, ovviamente, lasciamo un mi piace. Vi invito sempre a supportare il loro canale. Non vedo l'ora di vedere questo video perché, non lo so, il titolo mi ha attirato molto. Secondo me sarà una storia molto particolare e non la solita roba con nonne, zie e cose che si lasciano. Quindi vediamo che succede. Ciao a tutti, mi chiamo Ethan. Sono Ethan, ok, Ethan si dice, okay. Stato in coma per quasi 2 anni. Madonna, ragazzi, brutto. Io non ho mai provato effettivamente questa cosa, fortunatamente, e non lo auguro a nessuno di voi. Però deve essere veramente dura. Fu un'esperienza incredibile. Ero andato in una grande grotta ad una gita organizzata dal club di scienze della mia scuola. Ok, quindi diciamo gita con la scuola. C'erano bene. 15 studenti nel nostro gruppo. Ok. Insieme a 2 insegnanti. Okay. All'interno della grotta qualcuno mi spinse in un crepaccio. Cosa? Come all'interno della grotta qualcuno mi spinse in un crepaccio? Cioè non ho capito, questo è andato in gita con i suoi compagni e uno ha cercato di eliminarlo dalla vita? Da un'altezza di 6 metri. Cosa? In quel giorno ricordo solo di essere entrato nella grotta. Ma meno male che lo puoi raccontare, in realtà 6 metri di caduta. Non ho altri ricordi. In situazioni come questa, il nostro cervello può cancellare i nostri ricordi così. Oh mio Dio. Da poter superare il trauma. Ah, veramente? Cioè, quindi praticamente se prendi botte così pesanti, il cervello cancella i ricordi per dimenticare il trauma. Wow, non la sapevo questa cosa. Se ricordiamo il momento del trauma, possiamo finire per riviverlo più volte. Lì penso che sono guai. Questo non riuscivo a ricordare chi mi avesse spinto. Ma dopo aver vissuto esperienze incredibili durante il coma, scoprì chi mi aveva fatto questo. Greve, è arrivato tipo Albus Silente di Harry Potter che gli ha detto: ehi, anche se il tuo cervello dimenticherà che cosa è successo, io ti farò sapere chi è stato. Il coma è in realtà uno dei metodi che il corpo usa per guarire se stesso. Sì, perché rimani fermo lì. Quando il corpo subisce danni estesi, l'attività cerebrale si riduce e la persona cade in un sonno estremamente profondo. Sì, che può durare anche anni, ragazzi. Questo è veramente assurdo. Quando entriamo in coma, il corpo è concentrato solo ed esclusivamente nel riparare il danno. Beh, certo. Questo processo... Ecco perché si sta fermi. A volte può durare mesi o addirittura anni. È vero. All'inizio rimasi completamente incosciente. Immaginatevi, ragazzi, anche banalmente, no? Cioè, negli anni nostri, risvegliarsi magari da un coma di, 5 anni. Cioè, vai in coma adesso che è il 2023 e ti risvegli nel 2023.
2028. Quante cose cambiano nel mondo? Cioè, secondo me torni tipo, diciamo, in vita, che, cioè, il mondo non lo riconosci più, perché comunque ogni anno c'è sempre una roba nuova, incredibilmente secondo me ti svegli che ci sono i robot invece dei dottori a curarti. Non so quanto tempo sia passato, ma dopo un po' cominciai a sentire cosa veniva detto nella stanza. Ok. La prima voce che sentì è quella della mamma. O quella di mia mamma. Certo. Mi parlava come se non fossi in coma. Mio fratello aveva vinto il primo posto in un torneo di scacchi. Mi stava raccontando tutto. Volevo aprire gli occhi e dire: mamma, ti sento. Ma non poteva. Ma non potevo. Il mio cervello non mi permetteva di aprire gli occhi. Ah, quindi lui sentiva, però comunque non poteva fare niente, cioè il corpo non lo poteva muovere. Forse è pure peggio, ragazzi, sentire magari chi soffre, cioè i tuoi genitori che vogliono che ritorni, però non puoi fare nulla, è bruttissimo. Potevo dire qualcosa in quel momento. Anche altre persone vennero a trovarmi. Papà, fratellino. Mio papà e mio fratello venivano spesso a trovarmi. Certo. E a volte il mio migliore amico Kyle. Che lui era stato in gita con me. Fu dalla conversazione di mia mamma con Kyle che scoprì che ero caduto mentre ero dentro la grotta. Io spero non sia stato Kyle, eh. Kyle continuava a dire: se fossi stato lì con lui in quel momento, forse non sarebbe caduto. Beh. Kyle è il mio migliore amico. Siamo molto legati. Lui conosce tutti i miei segreti e io conosco tutti i suoi. Ok. Dopo la morte del papà, sua mamma sposò un uomo molto ricco. Bene. Purtroppo lui e Kyle non vanno d'accordo. Ok. Così lui viene spesso a casa nostra. Ah, ok. Diciamo che ritrova la sua famiglia nella famiglia del ragazzo. Passare tutto questo tempo insieme ha rafforzato la nostra amicizia. Ok. Ciò che mi rese davvero triste era che la mia ragazza Daisy non venne mai a trovarmi. Come no? Ero innamorato pazzo di lei. Mi sa che lei no però, perché manco una volta. Quando le chiesi di uscire per la prima volta, lei non voleva uscire con me, ma non accettai un no come risposta. E allora mi sa che è per quello, Ethan. Mi dispiace dirtelo, però credo che lei sia diventata la tua ragazza perché l'hai quasi costretta. Eviterei la prossima volta. Alla fine lei disse di sì. Ma per liberarsi di te, non per altro. Pensavo, se non viene a trovarmi, immagino che non provi nulla per me. Invece... O sei felice, non deve più avere a che fare con... Oddio, felice, cioè se uno va in coma e l'altro è felice, non lo so, è crudele, però... All'improvviso mi venne questa strana idea. Se cioè? Daisy voleva davvero liberarsi di me, è possibile. Non è che sia stata lei a buttarti? Non credo che una persona, soprattutto della vostra età, possa spingersi a tal punto. Nel senso, è pieno di psicopatici il mondo, non mi fraintendete. Però dico, mi sembra veramente esagerato, cioè al massimo dirti di no. È possibile che mi abbia fatto cadere. Forse la mia caduta non era stata un incidente. Forse... Se qualcuno mi aveva spinto, una tale possibilità non mi era mai venuta in mente. Sì, ma è tentato, cioè, nel senso, non va in galera per sta roba, Era la prima volta che ci pensavo. Un giorno feci un sogno in cui vedevo Yael, l'ex fidanzato di Daisy. Lui era nella sua stanza, stava chattando con Daisy e rideva ad ogni messaggio che lei gli mandava. Cioè, ragazzi, immaginatevi effettivamente, no? Che quando sei in coma, cioè, spiegano tutti che è un po' tipo come un sogno lunghissimo. Cioè, secondo voi... funziona tipo come quando vai a dormire, che tipo, cioè nel momento in cui tu, non lo so, cadi in coma, che boh, boom, finisce tutto nero, cioè ti risvegli e pensi che tipo semplicemente eri andato a dormire, oppure effettivamente ti rendi conto di quanto tempo sia passato? Perché comunque secondo me, cioè quando tu vai a dormire, no, e chiudi gli occhi, cioè appena effettivamente entri nel sonno, cioè non ti ricordi, diciamo, nulla, nel senso magari sogni, però ti risvegli subito dopo, no? Cioè chiudi gli occhi, apri gli occhi. Secondo voi in coma è la stessa cosa? Non so se seguite il mio ragionamento, ma dico, secondo voi quando si va in coma è la stessa cosa, oppure ti rendi conto che comunque hai fatto un sogno lunghissimo? Se sapete, per favore rispondetemi nei commenti, perché sono curioso. Anche Yael era nella grotta con noi quel giorno. A quel punto ebbi una rivelazione. Forse Yael era geloso del... Era geloso e quindi la mia relazione con Daisy. Forse amava ancora Daisy e in un momento di rabbia mi aveva spinto giù. Sì, ma a me sembra veramente estremo come cioè io non lo farei mai, spero di no. Però forse lui e Daisy c'entravano entrambi. Dopo un dice po' dice che si sono messi d'accordo, una mano io, una mano lui, spintone. Può essere di Daisy nel mio sogno. Stava cenando con la sua famiglia. Le arrivavano moltissimi messaggi sul telefono e lei rispondeva a tutti quanti subito. Alla fine sua mamma disse: perché non mangi? Chi è quello? Ancora Yael? Questo sogno era quasi un seguito del precedente. Era la prima volta che facevo sogni del genere. Sì, anche perché nel senso sogni uno dopo l'altro è incredibile. Il giorno seguente sognai la nostra casa. Mia mamma e mio fratello erano nella mia stanza. Mio fratello aveva in mano il suo trofeo di scacchi.
Lui mise il trofeo sulla mia scrivania e disse: questo è il mio regalo per mio fratello. Spero che si riprenda presto e torni a casa per vederlo. Beh, dai, è molto carino da parte sua comunque. La mamma lo abbracciò e si mise a piangere. Era un sogno così realistico che iniziai a piangere anche io con loro nel sogno. Ma com'è possibile? Mi era concessa una visita alla settimana. Tanto che ne puoi sapere tu. Mia mamma veniva presto e stava con me fino alla fine dell'orario di visita. Quel giorno, come sempre, mi teneva la mano. Poi improvvisamente si mise a piangere. Tuo fratello ti ha regalato il suo trofeo di scacchi. Cosa? Quindi il sogno era vero? Quel trofeo ora ti aspetta sulla tua scrivania. Com'è possibile? Torna da noi a vedere il tuo trofeo, disse. Quel momento fu uno shock enorme per me. Perché quindi significa che quello che sta sognando magari è vero, che quelli l'hanno spinto. Le cose che stavo sognando erano davvero reali. Se appunto, quello che avevo visto su mia mamma e mio fratello era reale, allora anche quello nella grotta, dico, cioè, può essere. Significava che anche i sogni su Daisy e Yael fossero reali. Esatto. Dopo la mia guarigione avrei scoperto che si trattava di un fenomeno metafisico chiamato viaggio astrale. Cioè? Infatti non stavo davvero sognando. Il mio corpo rimaneva in ospedale mentre la mia anima viaggiava in altri luoghi. Quindi la tua anima, mi stai dicendo che ti ha dato le risposte? Cioè mentre tu eri in coma la tua anima funzionava un po' tipo da Sherlock Holmes. Cioè andava a fare investigazioni per poi tornare da te e farti avere, diciamo, le risposte in sogno. Bello, mi piace questa cosa, chissà se è veramente così. Secondo gli esperti ciò si può sperimentare solo nel passaggio tra il sonno e la veglia. La cosa più importante è che non si può forzare, può accadere solo per conto proprio. Ah, quindi non è sicuro che ti succede, ho capito. La terza volta che ebbi una di queste esperienze andai a casa di uno degli insegnanti che era con noi in gita. Non se la passava molto bene però dalle bottiglie. C'erano delle bottiglie in giro e lui sembrava davvero ubriaco. Abbastanza, cioè, non lo so, il capuliato negli occhi. L'insegnante continuava a dire: è stata colpa mia, è stata colpa mia. E piangeva inconsolabilmente. Greve. Ora sapevo che questi non erano solo sogni. Sì, beh, effettivamente, ragazzi, se si va in gita e qualcuno si fa male a sto punto che va in coma, chiaro che ovviamente vuoi o non vuoi, in qualche modo gli insegnanti sono responsabili, perché alla fine gli insegnanti in gita il preside li manda per cercare di tenere la situazione sotto controllo. Anche se poi dipende sempre dalle dinamiche. È chiaro che se uno ti spinge giù da un burrone, non è che l'insegnante può fare chissà che cosa. Cioè, su 15 alunni non è che possono stare attaccati a tutti, sono pur sempre quando due. Quando mi svegliai pensai: è chiaro che si sente in colpa. Mi chiesi se la mia caduta fosse stata davvero colpa sua. Ma non credo, onestamente. La trama... A meno che non ti ha spinto lui, dico, magari. Ma però si stava infittendo. La mia caduta era stata un incidente o qualcuno mi aveva spinto? Ah boh, questo la polizia spero e credo che lo sappia. E se sì, chi era stato? Qualche giorno dopo feci un altro sogno. Questa volta riguardava il mio amico Kyle. Era nell'ufficio del suo patrigno. Il patrigno stava urlando: vuoi vedere che è stato Kyle? Oh, idiota, non sei nemmeno riuscito a fare una cosa così semplice. Aia! Kyle si arrabbiò e gli disse: sai che ho fatto del mio meglio, cos'altro avrei potuto fare? Quando il suo patrigno disse: non alzare la voce o non vedrai mai più tua mamma o tua sorella, Kyle abbassò gli occhi. Non sapevo di cosa stessero parlando. Cos'era che Kyle non era riuscito a fare? Secondo me è eliminarti dalla faccia della terra, caro Ethan. Perché il suo patrigno lo stava minacciando? Aveva qualcosa a che fare con me? Spero di no, ma credo di sì. Io, ragazzi, sin dall'inizio, quando l'ho visto, sto Ethan, un pochettino, scusami, sto Kyle, mi è puzzato. Però ero lì che dicevo: ma vuoi che veramente si sono confidati tutto, sono i migliori amici? Io in realtà la prima cosa che ho pensato è stata: vuoi vedere che è stato Kyle che l'ha buttato giù dal burrone? Perché? Perché siccome la sua famiglia non gli piace, il suo patrigno non gli piace, dico, magari si voleva liberare del suo migliore amico per andare dalla famiglia sua, capito? Però c'erano così tante domande nella mia testa, ma non avevo risposte. Ma ero comunque sicuro che non era stato Kyle. Non lo so, in realtà io non ne sarei così tanto sicuro, Fingermi giù. Il mio migliore amico non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Ma sono sempre quelli che ti fregano. Occhio, Ethan, occhio a fidarti delle persone. Quello fu l'ultimo dei miei viaggi astrali. Ah, perché poi sei svegliato? E per qualche ragione smisi anche di fare sogni regolari. Mi sforzavo di sognare, ma non succedeva niente. Il giorno di visita successivo venne mia mamma con mio fratello. Mio fratello mi mancava così tanto che desideravo poter aprire gli occhi e vederlo. Nel momento in cui pensai a questo, mio fratello improvvisamente urlò: mamma, sta muovendo le dita! Greve! Mamma era entusiasta e fissò la mia mano. Sì, era quasi impercettibile, ma ero in grado di muovere le dita. Entrambi cominciarono a piangere dalla felicità. Anch'io ero molto felice, ma non potevo mostrarglielo. Ovviamente. Qualche ora dopo, sentii una voce familiare.
Anche Kyle era arrivato. Aia! La mamma disse: Kyle, ho una notizia meravigliosa per te. Questa mattina Ethan ha mosso le dita di una mano. Greve. Kyle disse: davvero? È fantastico. Non mi sembra così tanto felice il signor Kyle, eh? Quale mano era? Questa? E mi toccò la mano. Nel momento in cui la mano di Kyle mi toccò, si accese una luce nel mio cervello. Cioè? Senti l'interno del mio cranio illuminarsi. Era come se venisse proiettato un film. Per prima Madonna. Cosa vidi me stesso. Ero all'interno della grotta. Sulla parete di fronte a me c'era un'antica pittura rupestre. Stavo cercando... Ed erano, mi sa, dove sono andati per la gita. Devo avvicinarmi il più possibile alla parete per fare una bella foto, visto che era molto buio. Ma stavo facendo molta attenzione perché c'era un profondo crepaccio tra me Chiaro. E la parete. Proprio allora Kyle disse: quale? Questa? E mi toccò la mano. Non Quando ero credo. Dentro la grotta, avevo sentito una mano simile sulla mia schiena. Quella mano... No, non ci... Io l'avevo detto, ragazzi, che era mi stato lui. Mi aveva spinto. Girai la testa per guardare indietro mentre stavo cadendo e potei vedere... No! Kyle in piedi. Rimasi così scioccato che non riuscii nemmeno a gridare. Caddi nell'abisso con gli occhi spalancati. Kyle era il mio migliore amico. Perché avrebbe fatto una cosa del genere? Questo lo dobbiamo scoprire. Il momento in cui mi ricordai della mia caduta fu anche il momento in cui riaprì gli occhi. Oddio. Mi svegliai dal coma. La prima cosa che vidi fu Kyle che mi guardava. Era chiaramente scioccato nel vedermi risvegliare. Mia mamma e mio fratello urlarono di gioia quando... Sì, e lui scappa giustamente sperando che... Kyle invece scappò via. Non Il coma credo. Che era durato 23 mesi finì quando Kyle mi toccò la mano. Cioè, ti rendi conto? Fino a... La stessa mano che ha cercato di eliminarlo dalla faccia Finalmente della terra. Ero di nuovo in salute. Il coma è un'esperienza straordinaria anche di per sé, ma quando ci aggiungi i viaggi astrali e il mio tentativo di essere un detective, il tutto diventa un'avventura completa. Ora sapete che è stato il mio migliore amico Kyle a spingermi. Madonna. Daisy aveva davvero ricominciato ad uscire con Yael, ma i due non avevano niente a che fare con la mia caduta. E beh, infatti mi sembrava strano, dico, boh, cioè per fare un gesto del genere credo ci voglia ben Non so altro, ancora ragazzi. Per cosa stesse piangendo l'insegnante che avevo visto, ma certamente non ha niente a che fare con me. Probabilmente aveva a che fare con la sua vita privata. Ma probabile. Parliamo di... Magari si è lasciato con qualcuno. Kyle. Perché qualcuno che io chiamo il mio migliore amico dovrebbe farmi questo? Lasciate che vi spieghi tutto. Vai. Come vi ho detto prima, Kyle ed io conoscevamo entrambi i segreti più profondi l'uno dell'altro. Uno di questi segreti aveva a che fare con il modo in cui il patrigno di Kyle era arrivato ad accumulare tanta ricchezza. E cioè? Possedeva due grandi navi da carico. Un giorno Kyle ascoltò accidentalmente una conversazione. Venne fuori che il suo patrigno lavorava per la mafia. Greve. Usavano una delle sue navi per trasportare tutto il loro contrabbando. Non ci credo. Un giorno, durante una discussione con il suo patrigno, Kyle disse: dirò alla polizia dei tuoi affari. Il patrigno rispose minacciando di fare del male alla mamma e alla sorella di Kyle. Ok. Poi interrogò Kyle per capire quanto effettivamente sapesse. No, gli ha chiesto di eliminare il suo migliore amico perché ovviamente gliel'aveva detto. Quando scoprì che Kyle aveva alcune informazioni cruciali, chiese: ne hai parlato con qualcun altro? Esatto. Kyle finì per fare il mio nome. No, sì, dovevi coprirlo. Allora il suo patrigno gli disse: devi far sparire il tuo amico. Se non lo fai, non vedrai mai più tua mamma o tua sorella. Bella sta voce da tipo palermitano mafioso fatta malissimo. Ora sapete che Kyle eseguì quell'ordine alla prima occasione. Sono stato in coma per 2 anni, ma continuo a pensare di essere stato fortunato, perché la vera intenzione di Kyle era ben peggiore del mandarmi in coma. Sono d'accordo, peggiore a sto punto, ragazzi, ma molto peggiore. Kyle, poi, in base a quello che aveva detto loro, il suo patrigno. Ora sono entrambi in prigione. Non ci credo. Sono triste per aver perso il mio migliore amico. Ma oddio, in realtà lui non era così tanto triste di perdere te, però, eh? Nel senso, che è stato costretto dal padre, però comunque, ragazzi, penso che una soluzione si può sempre trovare, eh? Ma di sicuro, penso che abbia meritato quello che ha avuto. Anche secondo me. Se vi piace la mia storia, non dimenticate di mettere mi piace al video. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima! Ragazzi, questa roba è veramente incredibile. Cosa ci insegna questo video? Beh, ci insegna che... dobbiamo fidarci non tantissimo delle persone e che secondo me dobbiamo stare attenti a chi chiamiamo migliori amici. Ci vediamo alla prossima. Io vi mando un bacio. State attenti a fare i sogni astrali, eh.